Buonasera a tutti e grazie per la resistenza a queste temperature incredibili. Grazie anche ai carabinieri, ai poliziotti, alla municipale, due lì, anche loro infreddoliti, giù i poliziotti, grazie. Se non vi fidate delle parole che diciamo, quantomeno fidatevi delle immagini. Non ci sono barriere, lei sta facendo un selfie, non ci sono intermediari. I poliziotti e i carabinieri stanno in fondo, tranquilli, perché sanno che quando si riunisce il popolo del 5 Stelle, evidentemente i ladri sono altrove. Vi ringrazio, ringrazio i carabinieri perché hanno scoperto Mafia Capitale a Roma, i poliziotti per gli arresti che fanno, grazie. Però vedete, questa è una piazza normale. Ci dicono che siamo antipolitica, stiamo difendendo la democrazia in questo paese, lo stiamo facendo al freddo nelle piazze per difendere il diritto al voto dei cittadini. Guardate che è incredibile, nel 2016. E queste sono le nostre piazze. I poliziotti, ripeto, i carabinieri non sanno che non succede niente, che comunque ci sono dei parlamentari che stanno facendo il loro dovere, poi possono piacere o meno le nostre idee, ma stiamo facendo il nostro dovere, ce la stiamo mettendo tutta da mesi, ci stiamo impegnando davvero tanto. Io volevo dirvi quello che, insomma, come io vedo in generale questo momento storico, che poi non riguarda soltanto l'Italia. Mark Twain diceva che se votare facesse qualche differenza non ce lo farebbero fare. E infatti un tempo votare non faceva alcuna differenza e infatti ce lo lasciavano fare. Ci lasciavano votare sui referendum sull'acqua pubblica e poi tanto privatizzavano l'acqua e se ne fregavano. Ci hanno fatto votare sul referendum sul finanziamento pubblico ai partiti, il popolo italiano si è espresso contro il finanziamento pubblico ai partiti, però hanno cambiato nome da finanziamento pubblico a rimborso elettorale, una truffa semantica. Ci facevano votare o a destra o a sinistra e poi in questo paese la destra ha creato Equitalia e la sinistra ha abolito l'articolo 18 e ha fatto macelleria sociale sui diritti dei lavoratori. Ci hanno fatto votare facendoci credere che centrodestra e centrosinistra fossero antitetici e oggi ci ritroviamo, fa ridere, Alfano ministro dell'interno in un governo dove è maggioranza il Partito Democratico, il partito che viene da Berlinguer. Questo è incredibile. Finché non è entrato il 5 Stelle facevano questi giochi di valzer, queste giravolte nella totale segretezza, litigavano soltanto in televisione. E tutt'oggi fanno finta di litigare in televisione, noi li ascoltiamo litigare guardando la TV, io poi la TV non ce l'ho più, infatti se volete la potete spegnere, accendetela solo quando ci andiamo noi e poi la rispegnete. E poi li vedi in Parlamento magari darsi consigli su come è andato il loro dibattito televisivo, lì mi hai attaccato bene, sì, però tu gli hai risposto, però tu dovevi fare di più, però io ho fatto in questo modo. Poi si trovano d'accordo entrambi quando devono tirare fango sul Movimento 5 Stelle, lì super d'accordo, è così, ma non è neanche colpa loro. Io pensavo che, io prima di entrare in Parlamento pensavo lì dentro di trovare i miei demoni. 3 anni fa quando venni eletto quel giorno, che fu incredibile perché io mai avrei pensato di entrare in Parlamento, no? Abbiamo preso quasi 9 milioni di voti, il 25%, da un giorno all'altro uno si trova onorevole della Repubblica, ma chi l'avrebbe mai pensato? Le televisioni addosso, le telecamere, partecipare a delle trasmissioni televisive, mica è facile. Immaginatevi a voi, immaginate che da un giorno all'altro diventate parlamentari della Repubblica, tutto il sistema mediatico pronto a captare un errore, una parola sbagliata, in questo paese fatto veramente al contrario, dove le persone ci attaccano più per un congiuntivo, una volta uno sbaglia, piuttosto che delle leggi incostituzionali come la legge Fornero. Questo è un paese, fermi! Un paese strano, fatto alla rovescia, ripeto, dove il centrodestra crea Equitalia e il centrosinistra distrugge il lavoro in questo paese. Un paese ipocrita dove si dice cazzo c'è la mafia a Roma, c'è chi si scandalizza per il cazzo. È così. Però ditele queste cose, però ditele in maniera più soft, ma c'è la mafia a Roma, sì, però utilizza per dindirindina, che è meglio. Questo è il paese, è questo. E noi stiamo sempre in piazza, sperando di seminare, vediamo quel che raccoglieremo. Sarà dura il 4, perché la propaganda è enorme, ma l'abbiamo sempre saputo. Noi siamo partiti
Io sono partito il 7 agosto con un motorino per anticipare, sapendo che poi sarebbe arrivata la corazzata renziana, le televisioni tutte allineate, i giornali, le banche d'affari, Prodi, Confindustria, l'ambasciatore americano, Obama, che poi ultimamente Obama, quello che dice, poi aveva tifato per il Remain, aveva tifato per la Clinton, vabbè, non lo so. Ciononostante, noi siamo questo. Stiamo provando a spiegare le ragioni appunto del perché hanno fatto appunto queste riforme. Vi dicevo, se votare facesse qualche differenza non ce lo lascerebbero fare. Fino a che non faceva alcuna differenza, ci facevano votare. Oggi che inizia a fare qualche differenza, perché piaccia o non piaccia, c'è lì dentro una forza che non fa parte del consociativismo tra destra e sinistra, che non è scesa a patti e a compromessi con il sistema, con il potere costituito. Oggi che ci sono milioni di cittadini che si informano e che stanno seguendo questa diretta, quanti siamo, Stefano, adesso? Quanti? 20.000 siamo adesso, magari di più, condividete. Oggi che ci sono tante persone, non penso che qui i giornali locali abbiano dedicato chissà quante pagine, comunque a decine di parlamentari della Repubblica che girano l'Italia. Non c'è un'immagine che i telegiornali nazionali hanno mandato delle piazze, le abbiamo riempite in tutta Italia, al freddo e al gelo, dovunque. Vengono, mi fanno un'intervista, 5 secondi, sulla polemica del momento. L'ultima, esatto, è che dicono, sostengono qualcuno che io abbia chiesto a Putin un supporto per il referendum costituzionale. Anche mia madre mi dice, ma non ti facevo così importante. No, guarda, che non è così. E io rispondo tranquillamente, è vero, confermo tutto. Putin mi ha mandato 15 euro quest'estate, ci ho fatto miscela al motorino. Si deve rispondere così, però le piazze non riempiono mai. Scusate, le piazze non le riprendono mai. Non mostrano mai appunto delle piazze tranquille dove dei parlamentari non hanno bisogno della scorta e che spiegano appunto il perché ci stanno privando di un diritto. Perché oggi votare fa differenza. Perché delle piazze si riempiono, perché ci sono milioni di persone che non credono alle balle dei TG, che si informano in maniera alternativa, che siano meno del 5 Stelle fa poca differenza, e oggi che votare appunto fa qualche differenza, iniziano a toglierci questo diritto. Non hanno mica abolito le province, hanno abolito il cittadino che vota le province, non hanno abolito il Senato, hanno abolito la scheda elettorale, e si sceglieranno loro tutti i parlamentari. E sappiate che oltre ai delinquenti che ci sono in quel palazzo, il problema vero sono i parlamentari che non hanno libertà di azione, anche le persone oneste. Diceva Martin Luther King, non temo la malvagità dei crudeli, ma il silenzio degli onesti. Ed è pieno di persone lì oneste, in tutti i partiti, nel PD, fermi fermi, in Forza Italia, nella Lega, pure pensate nel nuovo centrodestra, li devi cercare con attenzione, ma ci sono. Ma non possono andare contro il loro partito, altrimenti il partito non li ricandiderebbe, non li rinominerebbe, e loro senza nomina non potrebbero occupare con i loro regali deretani poltrone da 12.000, 13.000 o 14.000 euro al mese. E per questo soddisfano tutte le richieste dei partiti politici. È questo il dramma della partitocrazia, perché noi non viviamo in una democrazia. Non è democratico un paese dove neanche ci fanno votare, i governi vengono scelti a Bruxelles, a Francoforte, imposti per bloccare il cambiamento, viene rivotato per la seconda volta lo stesso Presidente della Repubblica Napolitano, mai successo nella storia, e Berlusconi vota un ex comunista come Presidente della Repubblica. Cioè, da quando siamo entrati noi è cambiato tutto, o meglio, si sono esposti, hanno fatto vedere la realtà. Dopo anni di fidanzamento tenuto nascosto, li abbiamo costretti a sposarsi alla luce del sole, a mostrare quel che sono. Sono così, ma non è neanche colpa loro. Io all'inizio mi arrabbiavo, mi veniva il sangue amaro, il fegato grosso, poi ho pensato di incanalare questa rabbia in idee, in piazze, in quest'estate il Costituzione Costucosco, questo giro con i miei colleghi per i treni regionali, provando a fare il massimo, ripeto, sperando di raccogliere, però non dipende più da noi. Noi di più non potevamo fare, dipende da quanto i cittadini saranno capaci di chiudere davvero le televisioni, provare ad aprire gli occhi, non fidarsi di coloro che ci hanno impoverito e oggi dicono che è stata tutta colpa della Costituzione. Dicono che se fuggono i giovani è colpa del sistema lento, non del Jobs Act che hanno approvato anche velocemente. Dicono che se la sanità
va male, è colpa delle regioni, e poi scopri che quasi tutte le regioni in Italia sono amministrate dal Partito Democratico, e quindi la Boschi, attaccando le regioni, attacca se stessa e danno la colpa alla Costituzione dei loro fallimenti. È veramente ignobile. E ci dicono: guardate che non è stata colpa nostra, o meglio, noi abbiamo le nostre responsabilità, però fateci cambiare la Costituzione e tutto migliorerà. È come se un ladro che ci ha rubato in casa negli ultimi 30 anni venisse da noi e ci dicesse: è vero, io ti ho rubato negli ultimi 30 anni, però permettimi di cambiarti la serratura di casa e ti prometto che non ti ruberò più. Sta succedendo questo. E c'è qualcuno che dice: sì, lui mi ha rubato, però guarda che bella faccia, mi ha promesso che se mi cambia la serratura di casa non mi ruberà più. Ma sì, facciamolo provare. Poi questo è un paese che non ha memoria, ci dimentichiamo di tutto, delle leggi incostituzionali, delle leggi fatte. La riforma Fornero l'ha votata tutti, anche il vostro quasi concittadino Bersani l'ha votata anche lui. Oggi fanno questi della minoranza PD, noi siamo per i lavoratori, però l'hanno votata la legge Fornero, gli servivano, il partito ordinava e loro hanno eseguito, perché se il partito ordina e loro non eseguono, loro non vengono rinominati e diventano banalmente disoccupati. E uno non vuole perdere il lavoro, sia un lavoro da 700 euro al mese o da 14.000 euro al mese. E quindi, pur di rimantenere quel posto, che oltretutto dà a qualcuno queste sensazioni di essere importante, perché il problema di quel palazzo è il distacco dalla realtà, i politici sono privilegio dipendenti. Come i tossicodipendenti farebbero di tutto pur di rimediare un'altra dose, quindi fanno azioni oscene, rubano per rimediare una dose, ci sono i privilegio dipendenti che, pur di mantenere quel privilegio tutta la vita, che li fa sentire privilegiati, li fa sentire soddisfatti, fanno le azioni più oscene, scendono a capatti con i loro, fanno compromessi con la loro coscienza, con i loro ideali, a volte pure con il crimine organizzato per rimediare pacchetti di voti e mantenere quel privilegio che li fa sentire importanti, perché si sentono importanti se un carabiniere si mette sull'attenti, e sono costretti appunto i carabinieri a mettersi sull'attenti pure quando entra l'autista del fondatore della nuova camorra organizzata, Luigi Cesaro, appunto il fondatore della nuova camorra organizzata, Raffaele Cutolo, il cui autista è un parlamentare della Repubblica e si trova a 13 metri da noi, e i poveri carabinieri sono costretti a mettersi sull'attenti. E io lo so come la pensa. Pensate che davanti a Palazzo Chigi ci sono dei poliziotti ben vestiti, no? Che stanno lì, fanno diciamo dall'ingresso, immobili, eleganti, con delle splendide mantelle di velluto nero, e stanno lì, appunto, devono stare davanti a Palazzo Chigi, dove c'è il Presidente del Consiglio. A noi ci capita di passare davanti, magari con le cartelle, con i nostri zaini, e ci stanno questi che ci fanno, devono stare immobili e ci chiamano, ci fanno psss. Noi ci giriamo, continuate così, ci dicono, proprio perché li conoscono bene, provano a chi li conosce li evita. Noi li ringraziamo, le forze dell'ordine, e penso che tutelarle significhi dare dei mezzi, stipendi decenti, mezzi utili per sconfiggere la criminalità, non costringerli a mettersi sull'attenti anche quando passano gli autisti dei boss mafiosi e fondatori della nuova camorra organizzata. Bravo! E questi privilegio dipendenti non la molleranno mai la poltrona, faranno di tutto pur di mantenerla, perché appunto si sentono realizzati ad essere chiamati onorevoli, a vedere che un proprio comunicato stampa viene ripreso dal Corriere della Sera, e quindi dicono: ah, mi hanno ripreso, e si sentono statisti, hanno la loro auto blu e questo è uno stato simbolo. Io ho visto delle scene incredibili. Io parcheggio il mio motorino blu a Via della Missione, vicino, che è una via, c'è il parcheggio, e vado a piedi, entro alla camera, e alle volte vedo, arriva l'auto blu, scende, mi è capitato più di una volta, scende il parlamentare, si mette immobile, aspetta che l'autista fa tutto il giro e gli metti sopra le spalle il soprabito. Lui mette solo le braccia così. L'avete visto Il principe cerca moglie con Eddie Murphy? C'è la prima scena che Eddie Murphy apre la bocca e arriva uno che gli lava i denti. A me ricorda questa roba, ma non è colpa loro. Forse è stata pure un po' responsabilità nostra che abbiamo fatto credere questi personaggi, li abbiamo fatti credere, non lo so, dei Gesù Cristi, degli statisti. Guardate che non sanno niente di che. Oggi stiamo noi in Parlamento, domani toccherà a qualcuno di voi. Questa per noi è la politica, è un passaggio di testimone, un programma che oggi portiamo avanti noi e porterà avanti qualcun altro.
noi non ci possiamo stare né ci vogliamo stare in quel palazzo tutta la vita, perché altrimenti ti distacchi dalla realtà, inizi a fare qualsiasi cosa pur di mantenerti ancora di più. E arrivo alle riforme costituzionali: sei il partito che detta legge, perché se i senatori li decidono i partiti politici e gli regalano l'immunità parlamentare, magari sceglieranno dei consiglieri regionali o con qualche guaio con la giustizia, perché l'immunità gli farà comodo, oppure qualche senatore particolarmente lacché, fedele alla linea del partito, e sapendo che lui potrà essere nominato soltanto se sarà fedele alla linea del partito, non gli andrà mai contro, anche quando il partito gli chiederà delle leggi vergognose, gli chiederà di votare delle indecenze che vanno contro il popolo italiano ma vanno in favore delle banche d'affari, delle compagnie di assicurazione private, della sanità privata, tutti i reali mandanti di queste riforme costituzionali. Perché oggi è in atto nel mondo un tentativo di privazione dei diritti dei cittadini, siano essi diritti alla salute, all'acqua pubblica, alla scuola, al trasporto o al voto, ma chiaramente ci privano del diritto convincendoci che sia una cosa buona, dandoci magari un bonus o una mancetta in cambio. Vedrete che è così con gli statali, in ogni modo con gli 80 euro ci danno il bonus dell'eliminazione di qualche senatore, si riducono i costi ma ci stanno privando di un diritto e stanno trasformando questo diritto in un privilegio da assegnare alla stessa classe politica che ci ha impoverito, perché sanno che oggi votare avrebbe un'importanza, perché certi soggetti, Franceschini, Gasparri, le Santanchè, non li voterebbero neanche i loro familiari più stretti, e quindi devono garantire con il sistema della nomina la possibilità che costoro possano appunto continuare a fare i parlamentari della Repubblica, a ricevere il saluto sull'attenti di un carabiniere, l'auto blu, oppure essere chiamati onorevoli quando vanno in televisione. È così, ed è per quello appunto, per evitare un reale cambiamento, che hanno tirato fuori queste riforme costituzionali, perché temono un popolo informato, un popolo che ha la forza anche a queste temperature di scendere in piazza. Io devo cambiare la mano con il microfono perché si congela. E temono questo. Stasera noi siamo un pericolo per il sistema. Ma questi che ci fanno al freddo qui? Ma sono matti. E nessuno gli ha promesso nulla in cambio, niente fritture di pesce, niente 80 euro, niente. Soltanto parlare di politica, cittadini tra cittadini e il rispetto della sovranità popolare. E ci chiamano antipolitica a noi. Dovrebbero sciacquarsi la bocca guardando le piazze che riempiamo a tutte le ore e in tutti i luoghi d'Italia. Noi la Costituzione la vogliamo cambiare per garantire più potere ai cittadini. Noi vogliamo abolire l'immunità parlamentare perché è ingiusto che un povero Cristo che ruba in un supermercato possa finire in galera, mentre un parlamentare che si fotte 1 milione di euro di tangente non possa essere né arrestato, né perquisito e né intercettato senza il voto della Camera d'appartenenza. Noi vogliamo fare delle riforme costituzionali, vogliamo inserire in Costituzione l'obbligo di dimissioni per i politici che entrano con un partito e vanno con un altro, devono dimettersi. Noi vogliamo abolire il pareggio di bilancio in Costituzione perché impedisce una reale libertà di intervento da parte dei governi, e vogliamo inserire sul serio il referendum propositivo senza quorum, che significa che noi raccogliamo 500.000 firme per dimezzare le pensioni d'oro e raddoppiare le pensioni minime. Questo diventa un referendum e chi vota decide, e se la maggioranza di coloro che votano vota a favore del dimezzamento delle pensioni d'oro e dell'innalzamento delle pensioni minime, quella diventa legge dello Stato, punto. Dovete sapere che tutto ciò non si potrà fare per i prossimi non lo so quanti anni, qualora dovessero vincere, sì. Perché questo futuro Senato, composto, vi spiegava prima bene Carlo Sibilia, per quasi il 60% da parlamentari, da senatori del PD, che se le scelti per, sapendo che in questo momento amministrano la stragrande maggioranza delle regioni, fanno una riforma costituzionale che permette...